si conclude questa sera la 12ª edizione del Premio Letterario Caccuri. Mi fa veramente piacere poter condividere questo grande evento, un evento che, ecco, mette in evidenza la cultura, una cultura che è espressione della nostra regione. Ormai il Premio Letterario Caccuri è diventato un evento nazionale, un palcoscenico che negli anni ha ospitato il Gotha delle letterature italiane. Di questo veramente ne sono felice, felice in quanto realizza anche la Torre d'Argento che viene data ogni anno ai finalisti. Attraverso questo premio, ecco, si vuole dimostrare che c'è una Calabria sana, una Calabria vera, fatta di persone per bene, e che anche attraverso queste manifestazioni vogliono esportare e far vedere che anche in Calabria si può fare cultura. Certamente bisogna esserne orgogliosi, siamo riusciti in questi 12 anni a produrre un format così apprezzabile ed apprezzato non solo in Calabria ma in tutta Italia, addirittura nel mondo. Ieri siamo stati in collegamento con i nostri colleghi argentini ed uruguagi, quindi è diventato un format calabrese importantissimo. Maestro Affidato è stato con noi da sempre, anzi da subito. Senza conoscerci ci ha dato fiducia, perché è uno di quei calabresi che vuole fare, che crede nelle cose, e aveva visto lungo, perché sapeva bene, per le cose che ci eravamo detti, che saremmo arrivati ad ottenere degli ottimi risultati. Quindi il suo brand, il brand del premio e il brand della Regione Calabria adesso cavalcano veramente tutta l'onda di un successo che direi meritato. Sono molto felice di essere qui nella mia terra a celebrare l'eccellenza della cultura, del giornalismo, della scrittura, ed è una bella festa, è bello tornare, è bello ritrovare i miei amici calabresi, è bello stare in questo posto incredibile di una magia fuori dal comune. Sì, assolutamente. No. Scopriremo le due giurie che cosa hanno scelto tra i quattro finalisti. Maria Antonella Cauteruccio, che è dirigente generale del Dipartimento del Turismo Regione Calabria. Grazie. Però diciamo, cominciamo a prendere alla larga per poi arrivare a Musil, no? Le differenze, nelle differenze. Le due donne, le tre donne. Ah no, credevo che lei volesse, si riferisse alle novelle di Musil, l'elemento determinante di una nuova governance europea. Io penso con Montaigne che bisogna parlarne. Ha vinto il premio Joseph Conrad l'anno prima dell'invasione russa, e durante l'invasione ha iniziato a documentare i crimini a cui stava assistendo. E quindi sono sorpreso molto positivamente. Due, mi ricordo. Sapete chi c'è con noi adesso? Lo volete? Alzeremo la testa dei cellulari fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare,